spero che anche gli amici in fondo possano sentirci. Un affettuoso e caloroso benvenuto a voi tutti, in modo particolare a chi oggi ha scelto di vivere questo evento mettendoci il cuore. Quindi con gratitudine va un saluto va ai presenti a questo tavolo, alla scrittrice Isa Guarino Ferrari, che poi ve ne parlerò, allo scrittore Tommaso Orsi Marsi, grazie a Luciano Lupo, segretario provinciale SIURP Cosenza, allora, vediamo un po' se riusciamo ad amplificare. No, va bene, forse questo qua no. Questo si sente. Allora, stavo dicendo, vi ho presentato gli amici che questa sera mettono il cuore in questo evento particolare, che tutti conoscete, la scrittrice Isa Guarino Ferrari e lo scrittore Tommaso Simassi e il segretario provinciale SULP, signor Luciano Lupo. Poi naturalmente con grande emozione, ma davvero di solito non mi emoziono negli incontri con la gente o nelle cose che faccio, ma questa sera la sento particolarmente questa emozione, perché sono qui invitata a un qualcosa che aspettavamo da tempo, perché Luigi Sirimarco, a cui va un grazie per aver conosciuto, di questo suo, diciamo, di questa sua creazione ne parlava da anni, era un sogno, e come tutti i suoi sogni e con la forza e la tenacia che lo contraddistinguono è riuscito a realizzarlo, e si tratta della presentazione del suo primo libro, dove presenta le sue commedie in vernacolo, il suo teatro, il teatro dialettale. È inutile dirvi di Luigi, perché lo conosciamo, è un figlio davvero, un figlio della comunità. Ed un grazie va, poi ne parleremo in modo più approfondito, un grazie va ad Adelina Sirimarco, la sorella, che ci darà i suoi saluti e ci dirà anche delle sue emozioni. Naturalmente, perché ci si emoziona di fronte alla presentazione di un libro? Perché non è una semplice presentazione dell'opera di Luigi. Quello che contraddistingue queste pagine è che dentro ci troviamo i valori, la vita, i sentimenti, i ricordi, le tradizioni, l'appartenenza a una comunità. E quindi ci troviamo Luigi con i suoi valori, veramente con i suoi valori, perché lui è così. È una persona che incamera tutto ciò che può essere tradizione, presente, innovazione. Forse parlo di parte, parlo con i sentimenti che provo verso un amico di lunga data, verso una persona splendida. Non mi dilungo, perché torneremo, e passo ad Adelina la parola. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, è per me un grande onore, e anche lo confesso, un'emozione non da poco, prendere la parola in questa occasione. Quando mi è stato chiesto di fare un saluto oggi da parte della mia famiglia, ho accettato con entusiasmo, senza riserve, senza riflettere più di tanto. Ma vi assicuro che non è stato facile poi mettere nero su bianco tutto ciò che mi passava per la mente e nel cuore. Un turbinio di emozioni, sensazioni, un'immensa felicità.
felicità, un profondo amore, ma soprattutto grande soddisfazione nel vedere realizzato un sogno che da tempo mio fratello inseguiva. Luigi da sempre coltiva la passione per la scrittura e per l'espressione poetica, come linguaggio naturale e quotidiano. La scrittura e la poesia lo accompagnano con la loro presenza, tanto silenziosa quanto importante, come due amici ai quali raccontare pensieri e con i quali scambiare aneddoti che nascono dal profondo del cuore. Amici ai quali raccontare l'anelito all'infinito che pervade l'animo, le emozioni di ogni giorno o le stagioni della vita. Luigi non scrive per fare letteratura, scrive per dire le parole della nostra carnalità dialettale, che sono impastate di terra contadina. Risente il dolore della nostalgia verso quell'universo dove il piccolo e il poco erano buoni e belli. È difficile dunque restare indifferenti di fronte a questo libro che Luigi ha avuto la felice intuizione di affidare ai nostri occhi e ai nostri cuori. Un libro che potrei definire un caleidoscopio di ricordi, un prezioso lavoro dettato dal desiderio di conservare e tramandare, perché non vada disperso, un patrimonio di notizie, usi, tradizioni, piccole cronache di vita vissuta, che rappresentano la storia e la cultura della nostra comunità. Un libro quindi ricco di significati, ma anche di grande valore, di notevole eleganza grafica e pregio editoriale, degno di figurare a fianco delle altre opere sulla storia e tradizioni del nostro piccolo paese. Da ciascuna commedia di Luigi, infatti, emerge un posto speciale, un piccolo mondo perfetto, che lui racconta straordinariamente perché gli appartiene, il posto dove è nato e cresciuto. Devo ringraziare particolarmente la disponibilità cordiale dello scrittore amico Tommaso Orsi Marsi per i preziosi consigli dati durante la stesura del libro. Rosalba La Cava e tutta la nostra famiglia qui presente. Leggo nei vostri occhi tanta soddisfazione e gioia. Auguri a Luigi e un ringraziamento a Carmela Martucci e a tutti della Roma. Che meglio di me sapranno farvi penetrare nei segreti di questa pregevole opera. Non è semplice, e proprio perché Adelina ha citato Rosalba La Cava, di cui mi pregio di essere amica nonché collega, voglio leggere la prefazione, perché è proprio una prefazione bellissima a quest'opera di Luigi. La voglio leggere perché merita e perché specifica veramente in tutto quest'opera. Accolto l'invito a scrivere una breve premessa a questo libro, lo faccio con tutto l'affetto che merita colui che me l'ha chiesto e con l'intensità e l'amore di chi, andata via dal proprio paese natio, rimane legata a Sant'Ostia, alla sua storia, alle sue tradizioni, ai suoi abitanti. A mio cugino Luigi va il merito di rinnovare il ricordo di personaggi, situazioni, storie, proverbi, termini dialettali che il tempo inesorabilmente cancella attraverso il suo pensare, le commedie, la costruzione di queste, la stesura dei dialoghi, ci offre qualcosa che tiene viva la cultura sansostese. Nei suoi lavori Luigi riesce a fotografare la quotidianità nei minimi dettagli, con estrema semplicità e schiettezza, attraverso ricordi nostalgici, momenti del nostro passato distanti ma mai dimenticati. Così facendo ci invita a tutelare un patrimonio di inestimabile valore da trasmettere alle future generazioni, le tradizioni, la cultura del proprio paese ed il dialetto sansostese, espressione delle nostre radici storiche più profonde. Auguro a questa pubblicazione un brillante successo
e da Luigi di continuare ad essere il custode fedele delle nostre tradizioni popolari, Rosalba La Cava. E adesso con piacere grande passo la parola a Isa Guarino Ferrari, autrice di La forza di una famiglia, libro in cui chi ha avuto la fortuna di leggere, chi lo leggerà proprio stimolato questa sera, un input, leggetelo, è bellissimo, dove traspare veramente i valori, il valore della famiglia, ma anche altri valori di ognuno di noi, il volontariato, i sentimenti, le emozioni, la vita in un paese vista dagli occhi di una ragazza, di una donna, di una che ama profondamente la propria terra. Isa Guarino Ferrari. Buonasera a tutti, e io mi sento davvero onorata di essere qui in mezzo a voi questa sera. E Luigi Sighi Marco sicuramente sa scrivere, eh? Sa far vibrare il nostro animo, non solo, fa tante altre cose. Lui è la prova vivente che con la passione e l'impegno si può fare davvero tanto e soprattutto si può fare bene. Il trait d'union tra me e l'autore è un amico comune, Francesco Romano, che ringrazio pubblicamente. Quando mi ha proposto di prendere parte a questo progetto editoriale, di primo acchito vi confesso che avrei voluto dire di no e ho avuto un sacco di paura, una paura che mi spingeva a rifiutare. Però questa paura è stata vinta dalla stima che Francesco nutre nei confronti dell'autore. Io penso che avresti dovuto vederlo con quale entusiasmo e soprattutto la luce che aveva negli occhi, e avanzando come un treno mi spiegava tutti i dettagli mentre io pensavo dove avrei trovato il tempo, divisa come sono, insomma, tra tre figli, il santo marito, la mamma, i nonni, la scuola, le riunioni, il catechismo, le pagelle, i rientri, i progetti, la scuola calcio, lo scrivere, i panni da lavare, stendere, stirare, insomma, non vi dico niente di nuovo. Però ce l'ho fatta e sono veramente felice, Luigi, grazie. Allora, Luigi scrive in vernacolo, con uno stile suo, fresco, vivo, scorrevole. È importante scrivere in dialetto, anche se ormai non lo fa quasi più nessuno, però aggiunge un pezzo di cultura, dà voce, lascia traccia, di un mondo che rischia di scomparire, portandosi via tutti i suoi valori. In un mondo che corre, che va veloce, che ci impone dei ritmi sempre accelerati, Luigi ci trasporta in un mondo diverso, in cui i ritmi sono pacati, dominati da pochi pensieri, il cibo, la salute, l'amore. Nessuno dei personaggi vive una vita tutta sua, ma ognuno vive la vita di tutti gli altri. Nessuno è lasciato solo, c'è un'intima serenità che avvolge e coinvolge. E c'è uno sguardo nostalgico al passato, un passato che è continuamente evocato, perché richiama alla mente una saggezza senza tempo. Quattro sono le emozioni principali che colpiscono la sfera della nostra psiche, no? La sofferenza, la paura, la rabbia e la gioia. Mi fa piacere che la citavi anche tu, poi l'emozione gioca sempre una bella carta. Ecco, Luigi le ha sapute cogliere tutte, ma l'emozione che prevale su tutte è la gioia, ed è proprio con questa parola che voglio lasciarvi. Grazie. Grazie per il bellissimo intervento, ha colto l'essenza di Luigi Sighi Marco in tutto e per tutto. E
ora con la stessa emozione, perché poi a me piace entrare in rotta di collisione con quelli che io chiamo gli artisti della parola e del pensiero, gli scrittori, e quindi con la stessa emozione cedo la parola a Tommaso Stimassi, che per i pochi forse che non conoscono questo scrittore è stato rappresentante per la Calabria alla Fiera Internazionale del Libro di Torino, quindi due suoi libri, uno in particolare Con altri occhi e poi l'ultimo, mi sembra che sia l'ultimo, che è L'imbroglio, Marco Berardi, Re della Sila, viene fuori proprio anche non solo diciamo l'arte dello scrivere, di raccontarci determinate cose, quanto viene fuori anche la bellezza e nello stesso tempo la difficoltà di un uomo di legge, perché Tommaso Stimassi fa parte in tutto e per tutto del corpo della Polizia di Stato, quindi diciamo in una terra difficile qual è la Calabria, avere anche artisti sensibili che però sono anche gli eroi di tutti i nostri giorni, della quotidianità, non è cosa poco, e averlo qui ci onora e ci riempie anche di piacere. Prego. Allora, adesso mi hai fatto emozionare. Di fronte ai complimenti è difficile non rimanere. Allora, sì, io sono diciamo un 4-5 anni che abbiamo presentato proprio qui in questa sede proprio il mio romanzo Con altri occhi, tra l'altro perché c'è una parte che parla proprio di Sansosti, diciamo proprio nello stesso romanzo, e non è un caso se anche nel prossimo romanzo diciamo ho ambientato diciamo questi personaggi proprio nella Sansosti degli anni 70, quindi su tre romanzi pubblicati, diciamo da pubblicare, due parlano di questo paese, vuol dire che c'è un'importanza diciamo almeno una parte mia, ma non solo, vedrete in quello che sto per dire. Allora, il mio intervento vorrei dividerlo in tre parti, diciamo così, brevi, quindi non vi tedierò tanto. Allora, la prima parte è legata proprio all'importanza di avere questo libro di Luigi, poi la seconda parte è come Luigi nel contesto proprio di Sansosti si inserisce proprio come scrittore, e poi dopo diciamo proprio la commedia che ho presentato, che è Fratelli d'Italia, diciamo introdotto questa commedia nel libro, che è Fratelli d'Italia, quindi un grande onore darmi da questo amico e collega e artista che ho guardato sempre con ammirazione e al quale ho riconosciuto sempre una grandezza che va oltre quello che diciamo poteva essere diciamo il suo impegno, e che per me è stato sempre da monito, perché lo vedo molto 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 più grande di quello che posso fare io diciamo scrivendo. Allora, dicevo il libro diciamo, perché avere delle commedie e metterle in un libro? Già di per sé quando si scrive una commedia, quello è una creazione diciamo letteraria, una creazione letteraria particolare. Queste scritte da Luigi sono in vernacolo, quindi nel dialetto, in questa voce del cuore, e vedete che in lingua non si riesce ad esprimere le stesse cose che si dicono in dialetto. Il dialetto è qualcosa di tremendo, si possono dire le cose più scherzose, le cose più esileranti di questo mondo, e poi dopo anche le cose più crudeli, no? E allo stesso tempo quelle che possono veramente toccare le corde veramente del cuore, quindi è una lingua azzeccata. Quello che è diciamo la stessa commedia in un dialogo diciamo mimetico fatto con i personaggi che si introducono
da soli, quindi non c'è bisogno di legarle come fa lo scrittore, diciamo con una serie di commentò, disse, oppure esclamò, oppure loro si introducono da soli, quindi in questo modo di andare, diciamo, direttamente in scena, ed è per questo che in scena rendono bene, diciamo, proprio come stesso dialogo. Il teatro come che viene fruito? Viene fruito da questa rappresentazione dove lo spettatore viene portato, diciamo, sulla stessa scena dall'attore e non ha possibilità di riflettere al momento perché sta seguendo quello che è la rappresentazione. Ecco l'importanza allora di metterla sui libri. Poi immaginate che sia uno schema tipo, diciamo, quelli che si vedono adesso con il computer, dove si mischiano un po' le carte e poi una diversa ricollocazione fa riprendere alla scrittura, perché per scrivere una commedia vuol dire che è stata prima scritta, quindi c'è una forma scritta iniziale, e il copione, diciamo, è già di per sé, voglio dire, qualcosa di forma scritta. Però qual è il vantaggio di rileggere una commedia? È di prendere, diciamo, l'ultima parte di una commedia e continuare, diciamo, a vedere e seguire un personaggio, e di riflettere e mettere, diciamo, il libro, no, in uno scaffale e riprenderlo dopo 2 o 3 giorni, avere magari dei dubbi su una parola, su una paroletta, e andarla a riprendere. Ecco perché ha un valore incredibile raccogliere, Luigi, le commedie e raccogliere in un libro e renderle così fruibili direttamente, diciamo, allo scrittore. Poi, quando mi ha chiesto di commentare questa commedia, Fratelli d'Italia, oltre alla grande emozione, diciamo, che ho avuto, mi è venuto subito in mente i canoni del teatro classico, e quindi, diciamo, l'area delle suggestioni, diciamo, il portare verso una forma propiziatoria, divinatoria, diciamo, proprio la stessa parola, di mettersi a fianco della divinità, non in una posizione di come può essere magari quella della preghiera, di sottomissione, ma proprio quasi quasi alla pari, ed è fatta in un contesto particolare. Il contesto particolare è questo di San Sosti. San Sosti, magari a voi che lo vivete tutti i giorni, può sembrare, diciamo, anche uguale a tanti altri paesi, a tanti altri cittadine del Meridione d'Italia. E non è così, perché ha delle caratteristiche uniche. Le caratteristiche uniche che ha, vi chiederete, cioè, quale caratteristiche ha San Sosti, qual è l'unicità di questa caratteristica? Ecco, è quella, secondo me, che studio da un poco di tempo, di una terza strada che sta tra la comunità e la società. Nel momento in cui, diciamo, mentre la comunità segue le regole della tradizione, quindi la tradizione risponde a una domanda ben precisa: abbiamo fatto così, domani faremo così, dopodomani la stessa cosa, faremo sempre in questo modo, così. La società invece dà le mode del momento, e dire: da oggi in poi si fa così, cambiamo tutto. No. Le regole di vita culturale e sociale, voglio dire, impongono quelle adesso della società. Più i tempi, diciamo, scorrono, e più la società prende anche in quella che è delle comunità, e fa sì che le comunità vengano quasi, come dire, che siano proprio nella scomparsa della stessa comunità e delle stesse tradizioni. San Sosti invece cos'è che c'ha di particolare? Che riesce a trovare una terza strada, riesce nella stessa società, ormai in globa tutti quanti, quindi
in questo passaggio di modernità alla modernità, riesce a riportare un mondo ancora delle tradizioni, della comunità, riesce a essere comunità anche in questo. E guardate che non è semplice, non è semplice e non è indolore. Dico non è indolore perché per mantenere, diciamo, le regole della comunità nella società, no? Si creano tante di quegli scontri che voi conoscete, non dico che nemmeno immaginate, perché voi conoscete, perché in una comunità diciamo che sceglie questa terza via, si creano anche queste cose. E non scordiamoci che da dove che viene, secondo me, questo grande messaggio, questa grande forza di questa comunità, questa diversità di questa comunità, viene da quelli che sono anche i passaggi storici. Come dicevo a Luigi e come dico anche nella stessa presentazione, non scordiamoci che questo è anche sempre la comunità, no? Dove diciamo ci fu una presenza anche ellenica e la presenza diciamo anche del santuario con tutto quello che ne segue, voglio dire, della Madonna del Peperuto, no? Scordiamoci delle feste, diciamo, di carnevale. E non è che lo dice Tommaso Orsimassi e fa così l'importanza di Sant'Orsi. Quando di Giacomo, no, fu chiamato a decidere cosa portare a Roma, no, per la Calabria, per rappresentare la Calabria, non è andato in qualunque altro posto, è venuto qua a Sant'Orsi e ha ripreso, no, i mesi dell'anno. Lì ancora a Roma si può ancora notare, si può ancora andare a vedere che c'è la presenza dei mesi dell'anno, con in più la moglie d'aprile, che rappresentano tutta quanta la Calabria. Il che vuol dire che già da allora Sant'Orsi era particolare, diciamo, per quanto riguarda, diciamo, la rappresentanza della stessa Calabria. E Luigi cos'è che fa? Non fa altro che continuare questa tradizione. Lo fa, come ho detto, in un modo così grandioso, non grande, grandioso, perché usa il vernacolo, perché riesce ad avere anche diciamo la capacità di vedere forse più in là dell'artista, con l'occhio dell'artista, e crea quella che con la commedia porta avanti tutto quello di cui abbiamo parlato. Fratelli d'Italia, per parlare di quest'ultimo punto, che cos'è? È difficile raccontare qualcosa senza svelarvi, anche se avete già visto, credo, la commedia di Luigi, quindi non lo svegliamo a nessuno, però io non parlerò, per i pochi che ancora non hanno letto la commedia, non spiegherò di che cosa parla la commedia, però vi dirò alcuni tratti importanti, secondo me, di questa commedia. Innanzitutto, no, si muovono sulla scena dei personaggi che sono semplici, dei personaggi che parlando creano veramente l'ilarità, no, il sorriso da parte di, per tutto quello che può essere, sono i controsensi, per tutte quelle che sono le parole diciamo difficili che loro non comprendono, oppure che vanno fatti che vanno a travisare. Però allo stesso tempo cos'è che succede? Succede che questi personaggi hanno quella carica morale, hanno diciamo quel qualcosa di intimo che fa sì che li farà divenire sulla scena veramente dei rappresentanti di situazioni molto più grandi di quella che può essere la vita di queste stesse persone. E questo accadrà quando si troveranno di fronte al politico di turno che promette ma poi non dà, si troverà davanti a quanti tutti quanti ammetteranno di aver compiuto una guerra che in realtà poi dopo non può essere fatta, una guerra che effettivamente non esiste, eppure si devono camminare i reduci. Ebbene, questa è la guerra anche di Fratelli d'Italia, della stessa Italia,
non a caso Fratelli d'Italia riprende diciamo proprio il nostro inno nazionale, che è stato per diversi decenni, solo nel 2017 è diventato inno ufficiale. Quindi vedete questa precarietà come è quasi no, si trascina, e trascina anche diciamo dopo le parole nella commedia di Luigi. Quindi questo Luigi, un artista, ma allo stesso tempo uno scrittore, e allo stesso tempo una persona capace di far raccontare alle persone semplici alcune diciamo peculiarità, e l'importanza proprio di essere di Sansosti e di esserne orgogliosi. Grazie. Grazie. Adesso giusto per seguire tutti, no? Quello che poi avrete nelle mani, mi auguro veramente, non è una pubblicità, ma pigliatelo il libro, perché è qualcosa di spettacolare, davvero, che magari se avremo due minuti poi vi dico anche perché sorrido avendo in mano questo libro. Adesso però è con piacere, è un piacere veramente grande, che voglio sia Federica Sirimarco, la figlia di Luigi, a leggere quella che è stata invece la presentazione alla commedia che apre nel libro, che sarebbe Un matrimonio che procura. Federica Sirimarco legge una prefazione. I matrimoni per procura erano abbastanza comuni in passato, soprattutto tra gli anni 50 e gli anni 70. All'origine di tale comportamento sociale vi fu l'emigrazione postbellica, che svuotò interi paesi dell'Italia meridionale. Giovani in cerca di un futuro migliore si riversarono nelle Americhe, in Australia o in Canada. Le regioni del sud furono più volte tutte, ma soprattutto la Basilicata e la Calabria. La scarsissima istruzione, le ovvie difficoltà linguistiche e le ristrettezze economiche non agevolarono di certo l'inserimento nei nuovi paesi, e così risultava molto difficile formare nuovi nuclei familiari. Queste furono le condizioni che innescarono il rilevante fenomeno dei matrimoni per procura. Un ruolo determinante in quegli anni ebbero lettere e foto. Di solito era uno zio dell'uomo ad avanzare una proposta formale alla promessa sposa, corredata da una foto, di solito a mezzo busto, addirittura sul viso. I tempi erano molto lunghi, tra l'invio della prima lettera, la risposta e il successivo invio della foto da parte della sposa, l'accettazione di lui ed un nuovo scambio epistolare per accordarsi sui tempi, modi e data del matrimonio. Poteva trascorrere anche un anno, salvo imprevisti, e questi erano molti. Ed è proprio a questo punto che prende il via la commedia. La trama è abbastanza semplice e lineare. Praticamente, se può accadere un imprevisto, accade. Con grande gioia per i lettori o spettatori e tante risate. Tanto per cominciare, Rosetta non corrisponde alla foto, fatto questo assai comune all'epoca. Non è proprio una bella ragazza e non è nemmeno sveglia. Anzi, e questo scatena l'ira dei genitori di Incuzzo, che addirittura decidono, tra mille peripezie e difficoltà finanziarie, di ricorrere ad un avvocato per annullare il matrimonio. Ma chi ricorre ad un avvocato, si sa, si prega da solo, e così la mossa dei genitori si rivela inutile e dispendiosa. Ma veniamo a Micuzzu, il vero personaggio della storia. È quasi un antieroe, non è bello, non è un gran lavoratore e riesce addirittura ad essere meno sveglio di Rosetta, impresa questa non da poco. Il pregio della commedia è che è ben scritta e ben articolata. Riesce a tenere i lettori e gli spettatori curiosi di quello che accade e sempre con il sorriso sulle labbra, che poi è lo scopo primo di ogni commedia ben fatta. Ma c'è altro. Questa è un'opera che, nonostante affronti un delicato tema storico e sociale,
riesce, oltre a far riflettere e a far sorridere, non sempre, infatti i matrimoni per procura andavano a buon fine, ma a volte ciò che inizia male può risolversi non bene. Soprattutto se un cuore grande e un po' ingenuo come quello di Micuzzu a far volgere le cose al meglio. In questa commedia non manca proprio nulla. Con sorpresa finale si rivela che Rosetta per procura non è solo moglie ma anche madre. Gianluca Barone, scrittore. Federica, bravissima. Aveva paura, visto, è semplice, poi in fondo siamo in una comunità dove ci sentiamo un po' tutti una grande famiglia. La vostra è splendida, noi ci sentiamo parte altrettanto di questa famiglia che detta un valore, quello di stare insieme, di fare le cose insieme come è avvenuto questa sera. E dovremmo essere così, allargare questo concetto anche a tutta la comunità. Fare insieme è senza ombra di dubbio la forza più grande che ci possa essere per realizzare le cose. E, dicevo, del libro si compone di queste commedie splendide che io ricordo di aver visto e che davvero ci hanno fatto sorridere, ci hanno fatto ridere, ma ci hanno insegnato molto, così come deve essere la vera forma teatrale che diventa arte. Diceva Orazio delettare docere, spero di averlo detto bene, cioè l'attore deve coinvolgere e convincere il pubblico, divertire finalizzando comunque a un bene, finalizzando a un insegnamento finale. Ed è quello che avviene nelle commedie, anche se in vernacolo, anche se così leggere a volte, no? Da farci ridere. Di fondo c'è veramente tanto valore e tanto insegnamento, che è quello che riuscivano a darci i nostri abiti, le nostre famiglie, i nostri vissuti. Il libro si compone anche di queste tre commedie, una delle quali è stata poi presentata a un concorso letterario e che ha vinto il sesto premio letterario, il premio della sesta edizione di questo premio, scusate la ripetizione, a Guidera. E io vi leggo subito la motivazione del premio assegnato a Non c'è matrimonio senza pianto e morto senza risa di Luigi Sirimarco. Così si è espressa la giuria del concorso, dicendo: trattasi della simulazione del funerale di un uomo anziano, peraltro voluta dal morto presunto, per sondare i sentimenti dei parenti e degli amici nel contesto di una tradizione di corale partecipazione, anche di tipo prefico e magno greca, ad un evento umano irrinunciabile e fatale nel corso naturale del tempo, quasi sempre vissuto come frutto di una casualità cieca e come derivazione di affetti sostanziati da una carnalità prossima a corrompersi e disfarsi. Di qui contrastivamente, compensativamente, il tentativo di elaborare il tema della morte per poter esorcizzarla nel senso del contrapporre alla sua cieca casualità, letta nelle parole di marito Antonio: o mala sorte, o crudele destino, o morte improvvisa, sei entrata anche da queste fessure dei muri. Una prospettiva di continuazione di vita presso il ricordo dei cari parenti superstiti e nell'eredità di affetti. Tale estratto di commedia si colloca in una crucialità nella quale la morte e la vita sono separate da un discrimine sottile ed evanescente, in un continuum di pianto e di riso, di complessivo senso positivo dell'essere. La lingua dialettale si plasma bene ad essere il veicolo di tali sentimenti e istanze, appartenenti a tutti gli uomini in un milieu di vivacità, immediatezza ed ironia, espresse attraverso un lessico essenzialmente referenziale e spesso figurato, che ben rende i termini della quotidianità dei personaggi in bilico. Pure questa, tra considerazioni di ordine materiale ed economico e di tipo fortemente riflessivo e sentimentale sulla nostra esistenza. E qui il premio a Luigi Aguilera, ma noi gli auguriamo numerosi altri premi e numerosi altri libri, numerose altre rappresentazioni.
Un'altra cosa che mi preme dire, e poi passo la parola a Luigi, e ci tengo a dirla, il teatro, l'abbiamo detto e lo sappiamo tutti e mi sento veramente scontata nel ripeterlo, l'importanza del teatro, che sia in forma dialettale, è proprio un qualcosa che giova alla società, perché il teatro, io almeno quello che avverto io, voglio parteciparvelo, per me è veramente magia, è una strana magia, perché riesce a rendere attuale qualsiasi, attuale e reale qualsiasi fantasia, e non solo, riesce a rendere attuale qualsiasi tempo, perché diciamo ci fa viaggiare come in una macchina del tempo. Non so se vi è capitato di sedervi a teatro e viaggiare anche nei classici, viaggiare nei tempi e sentirsi quasi presenti in quella realtà, in quella scena. La magia del teatro è come un calore che trasmette un'energia positiva, penetra ogni persona, ogni spettatore. Ed ecco che il pubblico diventa quindi magico anch'esso, diventa parte di questa, di quest'arte, diventa elemento importante perché accumula emozioni e dà emozioni, a volte anche con i sorrisi, con le risate, con un applauso diciamo ai protagonisti delle scene. Ma il teatro è anche confronto. È questo che per esempio è bello nella nostra comunità quando Luigi mette in atto le sue recite, le sue commedie. Il teatro è confronto, è dialogo, è assenza di cattiveria, è assenza di odio, perché diventa comunicazione tra le persone. Il teatro è amicizia, poiché diventa proprio comunità e diventa vita comune condivisa, diventa un emozionarsi insieme. C'è bisogno di quest'arte, vi dicevo, c'è bisogno di teatro, ecco perché auguriamo a Luigi di realizzare anche qualcos'altro di più grande di un libro. E lui sa a cosa mi riferisco. E c'è bisogno di quest'arte perché c'è bisogno di ogni forma di teatro, di ogni genere di teatro. E solo di un certo teatro, consentitemi di dirlo, che oggi non c'è più bisogno. Il teatro dei giochi politici, della trappola politica, il teatro di taluni politici, di taluna politica, il teatro del terrore quotidiano, singolo collettivo, il teatro dei cadaveri e del sangue sulle piazze e per le strade, nelle capitali e nelle province, fra religioni ed etnie. Il teatro è passione per l'umanità tutta, per le tradizioni, per la cultura. Tanto si potrebbe dire su questa forma artistica, tanto, ma una sola citazione breve basta a far capire e a rendere chiaro il profondo scopo del teatro, del fare teatro. Cito Jerzy Grotowski che diceva: il teatro non è indispensabile, serve ad attraversare le frontiere tra te e me. Questo fa Luigi, con il suo teatro abbatte le frontiere tra sé e gli altri e tra gli uni e gli altri. Si dà, si spende, si mette in gioco sempre. E io... negli augurarti e nell'augurarti ogni successo, gli confermo la mia stima e la mia amicizia. Luciano Nuvo, perdonami perché non era con questo spirito che volevo cederti la parola. Segretario provinciale SURP, quindi punto di riferimento non solo della polizia, ma essendo un sindacato, punto di riferimento delle istanze della gente. Grazie. Grazie dell'invito, sono davvero molto contento di essere qua stasera. Sono contento intanto per Luigi perché ci teneva tanto a portare a compimento questo lavoro, era da tanto tempo che ci stava lavorando
oggi finalmente si conclude questo percorso. Sono veramente non contento, felice di essere qua per Luigi, perché lo merita, è una persona straordinaria, brava a conoscerlo, e non parlo dal punto di vista politico ma personale, perché non mi addentro in cose che non mi appartengono. Io volevo ringraziare tutti a Sansosti, tanti di voi non mi conosceranno perché chiaramente io vengo poco a Sansosti, però quelle volte che sono venuto sono stato sempre accolto molto bene da tutte le persone che mi sono state presentate, amici e amiche di Luigi, amici e amiche di Michele Alberto che vedo in sala, e di altri colleghi anche di Sansosti. Quindi una comunità, siamo, è vero che c'è la terza strada, siamo aumentati a comunità e società, però i tratti della comunità vera, quella tradizionale, ci sono ancora tutti. Sono dei tratti e dei valori che io ho sempre conosciuto ai paesi albanesi, agli Ardesh, perché loro hanno una forte componente di preservazione di quella che è la loro tradizione, si sentono veramente molto uniti. C'è una parola loro che io ho imparato a conoscere, si chiama itonimo, qualcosa del genere, che sarebbe solidarietà, stare tutti vicini l'uno con l'altro, aiutarsi, ed è un po' come per me ricordare i tempi di oramai 50 anni fa, del paese mio di origine, dove ricordo c'erano le chiavi di casa attaccate non dalla parte di dentro ma di fuori, in modo che il vicino, il parente, l'amico poteva entrare in casa direttamente senza addirittura nemmeno bussare. Beh, quel tipo di comunità ormai io non lo vedo più da nessuna parte, però devo essere sincero, ancora i paesi albanesi questa ce l'hanno ancora questa caratteristica, e io qua a Sansosti ho visto, sarà pure perché sono delle feste ormai tradizionali per voi, però le porte di casa aperte anche a chi di Sansosti non è, per esempio con l'Immacolata, la festa dell'Immacolata, ed io veramente un po' che vengo a Sansosti, solo che diciamo, non, chiaramente non posso conoscere tutti, venendo solo sporadicamente. Siete una bella comunità, mi piace, ve lo dico apertamente, e non ve lo dico per piaggerino, perché non ne ho assolutamente bisogno, non ho nessun interesse qua a Sansosti, se non quello di frequentare amici che mi onoro di conoscere e appunto di frequentare. Io più che altro vorrei dire qualche cosa che riguarda anche un po' la nostra attività, perché mi trovo qua stasera io insieme a voi. Intanto perché sono convinto che la gente deve imparare a riconoscere il poliziotto soprattutto come uomo. Come uomo, quindi uomo portatore di diritti, di doveri, meglio ancora di doveri e di diritti, e poi portatore anche di valori. Quindi dietro una divisa c'è un uomo con tutte le sue debolezze, con tutte le sue anche stranezze. Un uomo padre, un uomo figlio, un uomo fratello, un uomo amico, un uomo che vive la sua vita come tutti quanti gli altri, con le stesse difficoltà che vivono la maggior parte degli uomini nel nostro paese. E soprattutto sono qua per dirvi una cosa, in mezzo a noi ci sono anche tanti poliziotti artisti, cioè gente che nel tempo libero si dedica all'arte, cerca di trasmettere qualche cosa di positivo alla propria comunità, anche in questo caso alla società o alla terza gamba, come dice un po' Tommaso, a quello che oramai è la vita della maggior parte dei nostri paesi, ovvero la metà tra una comunità e una società. Comunità è quando si vive nel modo in cui vi dicevo io, quindi molto radicati, molto stretti l'uno con l'altro. Società è quando si vive il momento, quando ci sono gli interessi più di parte da tutelare che non quelli di tutti. E purtroppo questa un po' è la deriva che stiamo avendo in questi ultimi anni. Vi dicevo quindi di poliziotti artisti. Io personalmente nel mio piccolo, chiaramente, sia a livello personale che come sindacato, ho cercato di far conoscere, magari attraverso Facebook, attraverso convegni, attraverso delle presentazioni che abbiamo fatto, dei colleghi artisti. Ve ne voglio citare solo alcuni perché probabilmente li conoscerete. Oltre chiaramente a Luigi, di cui poi dirò due parole. Per esempio c'è un collega che ti parla, si chiama Giuseppe Sciacca, che ha vinto dei premi a livello nazionale, è un regista e sceneggiatore, pure se non sbaglio,
ed è uno molto bravo e quotato, ha vinto dei premi per dei cortometraggi. Poi c'è Luigi Perez, che vedo qua. Il disegno della copertina del libro di Luigi è suo, quindi non devo dire altro. Luigi è veramente una persona eccezionale, è un artista anche molto bravo, molto valente. C'è Tommaso Zimazzi, non devo dire nulla, già è stato presentato, si è presentato da solo. C'è un posto alto concittadino che è Pasquale Ranuni, pure lui impegnato nella musica. C'è Eugenio Rogliano, un altro nostro collega di Paola, che è veramente molto bravo, è un pittore, è anche molto votato, sta salendo, ha fatto delle opere bellissime, il San Francesco che è nella chiesa del santuario, San Francesco di Paola, è suo, praticamente è un'opera che ha donato al santuario e che è esposto proprio nella chiesa madre. E poi, ve lo cito per ultimo, ma non per importanza, c'è anche Pino Savoia. Pino Savoia ha realizzato qualcosa di eccezionale. Io veramente vi invito, qualora vi sarà sfuggito, vi fosse sfuggito, di andare a vedere anche su internet le opere che ha realizzato. Praticamente all'ingresso di Rossano c'è alla rotonda un monumento molto grande che è dedicato al Codex Brumfuglio. E quella è l'opera sua. Quindi da qui la grandezza di questo nostro collega anche come artista. Sì. Ringraziamo il dirigente del commissariato di Cassolino per il presente. Il dottor Nando Papaleo, che è un altro come me che di tanto in tanto fa capolino qui a San Sosti. Niente, dicevo di Luigi Sirimano. Non parlo delle tue qualità perché sarei troppo di parte e poi perché già ti conoscono tutti. Vedete, Luigi aveva questo sogno di realizzare questo libro di commedie. Io l'ho conosciuto qualche anno fa, Luigi. Mi parlava sempre di queste commedie. Abbiamo fatto delle cose insieme, siamo stati delle serate insieme a cantare, a ballare, a raccontarci storie. Però questo libro non usciva mai. Diceva di tenerlo sempre nel cassetto. Allora io ho detto la devi smettere, dobbiamo trovare un modo per tirare fuori questo libro, perché è qualche cosa comunque di importante. È importante perché io non l'ho letto, solo oggi ho avuto la possibilità di poter dare una veloce lettura di qualche pagina, e io dico che ha un'importanza eccezionale anche per la nostra comunità, intanto perché recupera tante storie del tempo passato, e già questo è bello perché vuol dire avere ricordo di quello che si è stati, perché la vita è tutto un percorso, no? Noi siamo oggi quello che siamo perché eravamo in un certo modo prima, c'è stato tutto un certo percorso di vita con i valori e le storie che ci hanno tramandato quelli che ci hanno preceduto. Quelli che verranno domani saranno le persone che saranno per via anche del nostro vissuto e delle cose che noi abbiamo saputo realizzare in questi giorni. Ecco perché io lo trovo veramente molto importante. E tra l'altro, come diceva prima anche Tommaso, è importante perché è invernacolo, perché la lingua anche si evolve, come si evolve la società, si evolve la comunità, come si evolvono i tempi, si evolve anche la nostra lingua. Quindi questa rimarrà per sempre una traccia indelebile nella storia di quella che è la lingua di San Sosti. Ora io non so se è attuale, cioè la lingua attuale è la lingua di 30, 50, 100 anni fa, però una cosa è certa: oggi abbiamo una fotografia di quella che è la lingua di San Sosti. Tra 100 anni i nostri figli, i figli dei nostri figli, quelli che verranno, sapranno come si parlava a San Sosti nel 2018. Io ritengo che questo sia una cosa veramente importante, è un lavoro meritorio. Io sono felice, ripeto davvero, di essere qua stasera e vi ringrazio tutti sempre per la gentile accoglienza che mi state dando. Grazie. Io penso che ora sia veramente giunto il momento.
di dare la parola all'autore, protagonista, attore, scenografo, regista, tutto fare, perché davvero non se ne trova solo uno, se vogliamo descrivere. Buonasera a tutti. Io la prima cosa che vi dico, sono felice di aver affrontato qualcosa, perché con l'emozione che mi sta trapassando l'anima, sarei dimenticato qualcosa di importante da dire, e quindi ho preso appunto di quello che potrebbe essere per me importante, quindi è necessario che in questo momento non mi sfugga nulla, perché sono circondato dagli affetti più cari, dalle presenze più care che circondano appunto la mia vita, i tre nuclei fondamentali: la mia famiglia, che è qui presente, la mia comunità e l'altra mia famiglia adottiva, la Polizia di Stato. Sono questi i tre nuclei fondamentali della mia vita. Vedo tante facce con le quali ho condiviso momenti di gioia e di dolore: Luigi Perenz, Michele, Peppino Gianiere, il mio amico Giovanni Antonio Romano, con la quale ho condiviso veramente tanti momenti della mia vita. E grazie a loro, perché anche durante il mio lavoro a volte mi sopporto, perché magari mi faccio fermare perché mi viene un'idea, tipo, quindi devo fermare perché devo scrivere. E quindi grazie a loro per sopportarmi ogni giorno, va un grazie di cuore a loro. È un motivo di grande soddisfazione di trovarmi qui oggi, insieme a tutti voi, miei amici, per la presentazione del mio primo libro. Un libro che per me è molto importante, perché lascerà una traccia indelebile nella nostra comunità, di una molteplicità di valori, di eventi, di tradizioni, di storie, che hanno caratterizzato il passato della nostra piccola comunità. Un libro dedicato alla mia famiglia, fonte di ispirazione, e ai miei figli che mi hanno circondato in questo momento. Grande essenziale di vita. Dopo quando emerso degli interventi che mi hanno preceduto, sarebbe superfluo aggiungere altro, ma è doveroso da parte mia salutare e ringraziare tutti voi, cosa che faccio con piacere, per essere stati presenti e per aver preso parte alla mia grande gioia. Nonostante sono trascorsi diversi anni dalla messa in scena delle mie commedie, confesso di essere oggi ancora più felice ed emozionato nel vederle scritte e pubblicate. Emozionato dalle tante attestazioni di stima, emozionato per gli interventi dei convenuti e per le parole di tutti. Dall'amica Carmela Cartucci, che ha dato anima alla serata, un'amica con cui ho condiviso grandi momenti e grandi esperienze di vita, in cui ho avuto un rapporto sempre leale, sincero, di stima e di amicizia. E questo ancora di più mi lega a te, penso oggi sia incoronata questa mia presentazione. La tua presenza l'ho ritenuta necessaria per il lavoro che abbiamo svolto negli anni passati insieme, dove c'è stato sempre un rapporto di grande amore fraterno. Quindi grazie davvero. Ma dico, non è scrittore Tommaso Orsimarsi. Io devo dire che ogni volta che avevo un dubbio, forse lo telefonavo 10 volte al giorno, e lui con una gentilezza unica aveva sempre: Luigi, tranquillo, fai così, perché io sono una persona molto umile e io riconosco a Tommaso la stessa umiltà con la quale mi dava quei consigli, con una pacatezza e una sincerità d'animo che di altri tempi, come ha detto lui. Quindi io lo ringrazio di cuore ancora una volta, Tommaso, con una persona speciale. Io lo conosco anche come amico, e assicuro che è una persona speciale, che ormai di altri tempi, come ho definito dire. Poi un ringraziamento va a mia qui a fianco, Isa Guarino Ferrari,
Anche lei, come diceva prima, il contatto l'ho avuto tramite un altro collega, Francesco Romano, con il quale ho collaborato tanti anni insieme e fa parte sempre della sottosezione di Polizia Stradale di Frascinetto. Anche con lui, dal primo giorno che ci siamo conosciuti, abbiamo avuto un rapporto di grande rispetto e amicizia, e che va avanti ormai da circa 10 anni. E io lo ringrazio di cuore perché anche lui questa sera ha tenuto tanto ad essere qua, e lo ringrazio anche di avermi fatto conoscere una persona veramente anche lei speciale, perché io ho chiesto, insomma, una persona molto impegnata nel sociale, una persona che invece è scritto per la famiglia, per cui va dato atto dei valori fondamentali che sono quelli, i valori veri che contraddistinguono ogni famiglia. Quindi un grazie di cuore per la tua presenza, Isa, veramente sono stato onorato. Che ora un ringraziamento va al segretario provinciale del SUP, giusto per darle l'etichetta, viene con la mia amico Luciano. Come ha detto lui prima, io ho sempre tenuto questi foglietti volanti in un cassetto, erano pieni di polvere. Passando qualche serata insieme, io dice: Luigi, lo devi realizzare questo sogno, lo devi realizzare. Quindi un grazie a lui per avermi dato un input alla pubblicazione di questo libro. Mi ha dato una spinta finale che ha fatto in modo che questo mio libro diventasse realtà. Grazie di cuore a Luigi Perez, anche lui, guardate, ha realizzato un disegno che la dice tutto sulla sua, come diceva Luciano, sulla sua professionalità e la sua arte. Io lo stimo perché è una persona, anche lui è un artista. Io dico che gli artisti, scusate, hanno un animo nobile e un animo gentile, è una sensibilità unica. Quindi grazie a te, Luigi Perez, e ho paura di dimenticare qualcuno, ecco perché mi sono un po'... Allora, un nostalgico pensiero a tutta la mia famiglia. Ogni persona che abbia avuto la fortuna di crescere con i nonni ha un bagaglio di ricordi che racchiude la storia di intere generazioni e di ricche tradizioni, parole, aneddoti, modi di dire, gestualità e racconti trasmessi a me da nonna Rosina. Sono racchiusi nelle mie commedie. Ecco che è un linguaggio, no, del 2018, è un linguaggio di circa 40 anni fa, quando ero io piccolino e dormivo accanto a mia nonna, che mi raccontava le varie storielle di San Sosti e con gli aneddoti, quindi trasmettendomi quel dialetto maccheronico, si può dire, di San Sosti. Quindi la mia fonte primaria è stata mia nonna Rosina, quindi grazie a lei che ho iniziato questa mia grande passione. Rappresento l'anima profonda e autentica della mia famiglia e riporto alla mia mente quel calore di affetti incancellabili. Un grazie alla mia cugina Rosalba La Cava per la prefazione. Cugina alla quale mi devo un affetto fraterno e sincero. Vi voglio raccontare una storia. Sin da piccolo, la nostra famiglia era sempre unita in tutte le festività, come le vecchie famiglie, e io e Rosalba, se non eravamo seduti vicini alla stessa sedia, non iniziamo, se non c'era uno l'altro, non iniziamo a mangiare. Quindi eravamo proprio ogni festività una accanto all'altro, e io ho voluto fortemente che fosse lei a presentare il mio libro, perché in quel cognome c'è tutta la mia storia familiare, la famiglia La Cava. Quindi mi ricordo. Faccio anche il cognome materno nel mio libro, La Cava. Alla Delina, mia sorella, per aver curato i testi in maniera precisa e minuziosa. Un grazie va anche alla casa editrice, la Publisfera di San Giovanni in Piore. Anche noi con Luciano ci siamo portati, diciamo, a San Giovanni, abbiamo trovato delle persone splendide.
anche loro di vecchio stampo, persone molto professionali che mi hanno dato dritte e consigli per portare a meglio la realizzazione di quest'opera. Persone splendide. Un grazie va al signor Oliverio Francesco e sua moglie, due splendide persone. Un grazie va all'amministrazione comunale per avermi concesso la sala consigliare. E un saluto, ci tengo che ho visto che sono di prima linea dal primo istante, all'assessore Ricca, che è una mia carica. Consiglio comunale, vedo anche i miei compagni, i miei compagni di viaggio, Francesco Aragona e Maria Arcuri, quale di Maria. Quindi, grazie di cuore a tutto il Consiglio Comunale di San Sosti. Chi scrive felice di morte, sia quando scrive, sia quando si accorge che coloro che leggono allo stesso modo si emozionano. Spero che nel mio libro possiate emozionarvi e rivivere quegli spaccati di vita che hanno caratterizzato la nostra esistenza. Un grazie di cuore a tutti voi e un grazie particolare a tutta la comunità, va ai due cameriere Luigi Sigliamati, il mio omonimo, che ho conosciuto da poco ma con il quale ho instaurato un mio rapporto, e al cameriere storico di San Sosti, anche lui, grande amico di infanzia con il quale ho condiviso anni bellissimi alla scuola materna, Piero Paresi. Poiché non siamo stati così lunghi, spero che non vi abbiamo annoiato, sarei grato che possiate degustare un, come dice Tommasino, un bicchiere di vino alla salute e un buon augurio per questo libro. Io voglio chiudere soltanto con una piccola, e poi passo la parola a Carmela, con un canto che feci per San Sosti, e lo voglio dire soltanto, almeno la prima parte la voglio recitare. E ormai questo canto è diffuso in tutta la provincia, che è trasmesso per radio. Poi San Sosti. Noi non siamo paesi dei mari, poi siamo sospesi di carnazzare. Noi mangiamo carni maiale, polpette e uova a carnevale. Poi siamo sospesi a Calavali Panne, a Chira Fontana di Fra Giovanni. Poi San Sosti a quanto pare in Belgio, quale ti vuoi mi dava di genere. Poi San Sosti dice che quando nasce a Nagio che entra l'Ubano, nessuno che tu sa ascoltare, o pisce fresca lo mercato, e dopo un po' rimane ancora, domani l'acqua forse mora, e compare ogni vecchia reggia, perché ci vanno ogni vanetto. Scusa, mi sono pensato. Non è facile. Io vi volevo soltanto far degustare un pezzo di questa mia canzone e passo la parola a Carmelo che darà la visione di questo bellissimo evento, e ringrazio nuovamente tutta la mia comunità che mi è stata vicina. Come in tutti gli eventi che coinvolgono la sfera emozionale, non solo quella del sapere di più. Questo, a mio avviso, è uno degli eventi che coinvolgono la sfera emozionale, perché siamo a San Sosti con amici di ogni dove, con persone che veramente amano la cultura, amano l'arte. E siamo in un contesto quasi familiare, quindi ci dobbiamo per forza lasciare con un'emozione, io spero, non solo quelle che ci ha dato Luigi, con un'emozione, ma ci dobbiamo lasciare anche con un qualcosa che possiamo portarci a casa. Non era giustamente da me, chi sono io per poter dettare qualcosa, però nel mio leggere, perché mi piace tanto, e nel leggere sul teatro e sulla cultura in generale, ho trovato due frasi di una semplicità estrema ma di una profondità veramente unica.
Una è di Edoardo De Filippo, che dice: il teatro non è altro che il disperato sforzo dell'uomo di dare un senso alla vita. Portiamocela questa cosa. E un'altra cosa che ho trovato invece di Claudio Abbado, e dice così: il teatro è cultura, la cultura è un bene comune primario, come l'acqua. I teatri, le biblioteche, i cinema sono come tanti acquedotti. Questa è bellissima, portiamocela perché è profonda. Ok?